Ragazzi, sono qua arrivato a Torre Vecchia, sotto Alicante, ho subito beccato Fabio, lui è il mio fan che mi segue. Stavo passando per la mia favola Lambre e mi stava guardando il video e stava vedendo che sto scendendo praticamente. Io lo seguo sempre, grande. I suoi video sono altamente istruttivi. Pensionato che vive a Torre Vecchia, lui ha iniziato a parlare 2-3 anni fa, dicevo, le zone buone sono sotto Alicante, il CE, Torre Vecchia, e tu hai preso, sei venuto qua. Sì, perché ho visto che qui sono i migliori prezzi, il rapporto qualità-prezzo, e poi una cittadina piccolina che vero. Si vive a misura d'uomo. Non mi piaceva Valencia o Saragozza, perché Saragozza non c'è il mare, io sono triestino. Lui è triestino, è stato un po' di periodo a Cuba, c'ha una compagna che è lì dietro, è venuto qui, l'ha trovata, sei qui, vivi con la tua compagna qui. Pensionato. Sei un ex? Mi dice? Sono un ex maggiore di Alpini. È un ex maggiore. Complemento funzionario. Cioè, quindi tu praticamente hai fatto la carriera militare? No, ho fatto il complemento. E poi sono funzionario delle domanda. Ok, tu quindi sei in pensione, vivi qui. Hai portato qui anche la residenza? Sì, sì. Tutto a posto. Tutto a posto. E a livello di pensione prendi più o meno uguale, mi pare, perché qui non c'è un vantaggio fiscale, no, rispetto sono al Portogallo. Totale, quindi le tasse io le pago sempre in Italia. Però siamo praticamente al mese quasi di novembre e tu sei in giro in maglietta maniche corte, sì, perché ci sono 24 gradi, ci sono oggi. Sì, però anche io ho fatto anche un rapido conto. Che qui le spese, con le spese che io spagavo condominiali, io mi pago tutte le spese fisse nell'arco di un anno. Sì, anche perché il riscaldamento praticamente non ce l'hai. Fa un caldo della Madonna, il costo della vita è basso. Io sono venuto qui perché stavo vedendo che qui vendono appartamenti praticamente a 1.900-1.000 euro al metro quadro. Cioè, addirittura ci sono qui tantissimo visti studi monolocali a 30-35 mila euro. C'è un'offerta immobiliare della Madonna. C'è una comunità italiana qui o, no, o pochi? Pochi. Pochi? Pochi. Sono gran parte russi, ho visto. Inglesi, ho visto. Norvegesi, dei paesi nord. Sì, ho visto targhe addirittura targate Islanda, ho visto targate Svezia, ho visto scritte dappertutto in russo. E ho visto tantissimi anche inglesi, quindi la comunità italiana qui è poca, e per quello forse che i prezzi delle case non sono ancora aumentati. Perché? Cos'è successo? Per esempio, io ho visto alle Canarie, che molti se ne sono andati via, che le Canarie fino a molti anni fa costavano poco, ma adesso i prezzi sono esplosi. Io sto vedendo che pariteticamente, cioè, costa il triplo praticamente rispetto qua. Io ho visto i prezzi del Canario, sono molto alti, però io preferisco la terraferma. Sì. Qui io posso tornare in Italia quando voglio con l'auto. Sì. Invece alle Canarie sei costretto sempre a morti con l'aereo. Sì, noi siamo venuti qua in auto, se vuoi tornare in auto non c'è problema. C'è l'aeroporto qui vicino di Alicante che è comunque veloce. E poi se anche ti vuoi muovere, che dici? Vado a fare un giro, non so, a Cartagena, a Murcia, ad Elche, ad Alicante, a Valencia, ti muovi abbastanza velocemente. L'autostrada è gratuita. Sì, l'autostrada è gratuita, non abbiamo speso niente a venire qui, praticamente. I prezzi della benzina sono 1,38. Prezzo della benzina 1,38, l'abbiamo vista prima che ho sclerato. Costo della vita è bassissimo. Sì, poi qui c'è un mercatino. E poi anche il clima è buono, vabbè, tu arrivi da Trieste. Trieste dove c'è, dove c'è sempre il vento? La Bora, la Bora. Quindi il clima qui è mille volte meglio. Lì, è là veramente. Quindi magliettina, maniche, quanti anni hai? 67, sei andato in pensione, hai fatto bene. È uno dei tanti italiani che è andato via del nord, che per un clima migliore, ma soprattutto per un'altra qualità della vita e soprattutto per un costo della vita anche minore. Qui con la tua pensione ci stai dentro. Mentre in Italia facevi fatica. Sì, ti dico, solo le spese condominiali che avevo lì, io pago tutte le spese fisse nell'arco dell'anno qui. Poi qui dove, la macchina. Qui dove vai? Al Mercadona? Al Mercadiglio. Venerdì. Sì, poi è buono qui. Poi tutta la frutta arriva su dalla comunità valenziana. Tutta l'acqua zero. Esatto. 24 uova, qui vengono 2,40 euro. Minchia, 24? Cioè, ragazzi. A 10 centesimi. Sì, sì. No, ma difatti la sua è la storia di tanti pensionati che se ne vanno via, in particolare dal nord, perché non ce la fanno più. Ma anche io penso solo adesso,
Tu pensa adesso, la bolletta del gas che è aumentata del 40%, Luce. Qui non hanno neanche riscaldamento. Cioè, siamo al mese di novembre, se giro maglietta a 24 gradi, c'era gente che faceva... Cioè, qua fate ancora il bagno, praticamente. Okay, tutto, sì, il giorno. Tutto il giorno. Adesso perché siamo praticamente al tramonto. Infatti ho visto che c'era gente che usciva ancora. No, no, qui è stupendo, ragazzi. È una scelta di vita e lui ha visto i miei video, gli dicevo, Alicante, no, beh, qui è meraviglioso, comunque la zona. Poi anche a livello anche di salute, l'aria di mare, tutto fa comunque meglio, cioè raffreddori, menate varie, non è più, qui è assolutamente comunque la zona più bella per la natura è qui la sì, playa del parco della Laguna della Mata e sì, Guardamar del Segur. E Guardamar del Segur che è sopra qui, e qui c'è un parco naturale con una rientranza molto bella, sì, è una figata. Ti ringrazio Fabio, e ottima scelta e grazie di tutto e buona continuazione. Grande Fabio. Ok.